Eccola. Ciao Albi, buonasera. Ciao a Ciao, tutti, buonasera. buonasera. Come stai? Di Bene, sto bene, grazie. corsa, questa sera sei un po' di corsa. Sì. Succede, dai. Sì, ci siamo messaggiate prima, a volte si arriva davvero all'ultimo istante, ma è bello così, l'adrenalina comunque fa sentire bene. Vero, guarda, io ho cominciato la settimana con una diretta di 2 ore e mezzo lunedì sera. Mi ha Leggerina, stroncata. leggerina, proprio, Bellissimo, eh? Però, ecco, quello è stato proprio l'inizio della settimana di corsa. Vabbè, dai, succede. comunque perfetto, online, perfetto, dico online, in diretta, Sì. hai detto Instagram? No, Sì? No, era era Facebook. Facebook, ok, quindi perfettamente allineata però. Sì, come sei, vedi? Ma Sappiamo io applico per bene quello che dico. bene. Senti, Sì. Lisa, cosa ci dici della felicità? Per me è armonia di elementi. Questo bellissimo tema di oggi. Possiamo considerare l'armonia un accordo, una proporzione tra le parti che formano un tutto e che di fatto ci dà piacere, ci produce un effetto gradevole. Il temperamento nell'ambito della psicologia può indicare la miscela, quindi un'armonia, di aspetti innati della personalità, che determinano alcune modalità di reazione agli stimoli che l'ambiente ci dà. Quindi c'è una sorta di armonia di fattori che ne determina l'intensità, la frequenza e diventa personale, unico per ognuno di noi. Lo dicono i tuoi polpastrelli, che sei unica, giusto? Così come ognuno di noi. Nell'unicità, lo stile che viene usato per organizzare i pensieri, i concetti, le esperienze emotive deriva anche dal temperamento. E nell'antica dottrina dei quattro temperamenti, che racchiude diverse conoscenze antiche, da Ippocrate, Galeno, Aristotele e molti altri poi a seguire, è stata poi portata ai giorni nostri da diverse correnti. Una di queste è la filosofia steineriana ed è un modello di personalità che raggruppa le persone in base alla loro natura prevalente. Steiner ci parla di un'armonia tra quattro unilateralità presenti in quantità diverse in ognuno di noi. Parliamo quindi della tendenza collerica, della tendenza sanguinica, della tendenza malinconica e della tendenza flemmatica. Per Steiner l'importante è evitare le fissazioni negli aspetti unilaterali della personalità. L'unilateralità porta disarmonia, porta disequilibrio e può creare difficoltà di salute, ci dice addirittura. Quindi l'attenzione va posta sul creare appunto un'armonia, un bilanciamento. Educare ed educarsi soprattutto a sviluppare armonicamente le doti dei vari temperamenti, imparando a diventare contemplativi come il flemmatico, attivi come il collerico, pensatori come il malinconico, amanti della bellezza come il sanguinico. Non entriamo proprio nello specifico, come sai bene, perché saremmo troppo Certo, superficiali. chiaro, Diamo chiaro. quindi, a noi non piace Sì. essere superficiali, ma diamo proprio uno spunto, gettiamo un seme, in modo che chi vuole innaffiarlo può andare ad approfondire e può far crescere la pianta bella rigogliosa. Ruolo importante quindi diventa comunque sempre la consapevolezza, il dedicare tempo per lo sviluppo dell'autocoscienza e da adulti si sviluppa attraverso l'autoeducazione. Prevedi un programma settimanale, mensile, annuale, in cui sono presenti momenti di crescita personale? Tu, Albi, sì, e lo facciamo anche ai nostri telespettatori, diciamo così, ai nostri ascoltatori, questa domanda, oppure viene un po' lasciato al caso, quel che accade, accade. Si possono utilizzare anche esercizi per stimolare e bilanciare quelli che possono essere i temperamenti. E che possiamo riconoscere più o meno presenti in noi. L'importante è con amore e delicatezza. E quali sono, per esempio, gli ambienti, le attività a cui ti esponi con frequenza e che di fatto hanno un ruolo? Un altro ruolo importante, è l'alimentazione nell'armonia di noi stessi e del nostro corpo, e anche nel temperamento. Quindi, sei sicuro di aver cura della tua alimentazione? È volta alla salute? Sei davvero informato su come
di fatto funzionano i nostri organi, di cosa hanno bisogno, oppure ti basi su convinzioni provenienti da non si sa dove, oppure si lascia dominare il piacere del palato. Pensaci, sono tutte domande che lasciamo come stimolo per pensare e agire. Bello, sai che hai detto due cose che mi hanno fatto pensare. Allora, però una è un po' da ridere, nel senso che hai parlato dell'impronta digitale. Sì. E allora, col fatto purtroppo dell'emergenza che abbiamo vissuto, nel primo mese che mi lavavo le mani, io credo 800 volte in più rispetto al solito, che già io l'ho sempre fatto tanto, il mio iPad. Tutti i miei dispositivi non riconoscevano più il mio dito Sì, perché l'avevo caspita. talmente distrutto che veramente l'altro giorno ormai non ero più abituata a usare il pollice perché usavo sempre il codice perché appunto Sì. sapevo che no, e improvvisamente, magicamente, invece toccando, sfiorando l'iPad me l'ha riconosciuto, ho detto Quindi caspita, ce l'abbiamo fatta. È stato un evento. te le lavi in modo giusto, probabilmente. Sì, certo, no, vabbè, perché sai, il primo mese preso un attimo dal momento, quindi forse ho un po' esagerato, ma anche con i prodotti ho un po' esagerato, Eri comunque. diventata irriconoscibile. Esatto, ero riconoscibile, infatti è stata una cosa pazzesca. L'altra Sì. cosa invece mi ha fatto venire in mente il discorso delle quattro personalità. Sì, Pensa che, temperamenti, sì. come? Temperamenti, sì. Temperamenti, Sì, scusa, l'ho no, tradotta no, sbagliata. assolutamente. Mi ha fatto pensare al mio libro, Il Sibilo della Pietra, perché io ovviamente non sapevo questa cosa che tu mi hai detto adesso, anche perché l'ho scritto che avevo 16 anni, però effettivamente io ho spaccato la protagonista in quattro parti e tra tutte quelle che hai detto ce n'è una che era la rabbia, quindi c'era la strega cattiva e vabbè. Allora mi ha fatto fare questo collegamento. Connessione, eh sì, d'altronde in modo innato certe cose le sappiamo, poi vengono Può fuori in modo darsi, diverso, può darsi. sì, Senti, questa sera non ho sentito l'alieno, perché allora, per chi ci perché segue, hai sentito qualcosa adesso? Tu no, adesso hai detto sì. una parola magica prima, orchestra, non hai sentito il rumore? No, non lo... io ho paura, Lisa non sa chi può essere. No, vabbè. Senti il rumore? Fantastico. Ciao Lisa. Buonasera. Io vado, vi saluto, ciao. Certo, ciao Lisa.